Buongiorno, bentrovati con lo spazio attualità di Fare Spazio Giovani. Oggi iniziamo una serie di approfondimenti dedicati al mondo dell'università, ma soprattutto al rapporto della città di Pisa con l'università, perché riteniamo che quest'ultima sia un tassello importante, anzi fondamentale, per la vita a Pisa. Il primo incontro è con la professoressa Maria Antonella Galanti, prorettrice Rapporti con il territorio. Lei ha assunto questo incarico a novembre, quando si è insediata la nuova amministrazione del rettore Augello, e nel nuovo staff è stata inserita lei con questo prorettorato. Come è visto il rapporto con il territorio all'interno del programma della nuova amministrazione? Grazie. Si tratta di un aspetto molto importante all'interno di un programma che già nella campagna elettorale preannunciava un punto di vista sistemico, cioè non compartimenti stagno. Il prorettore alla didattica si occupa dell'aspetto didattico dei corsi di studio, il prorettore all'edilizia si occupa del patrimonio dell'università e il prorettore al territorio di un rapporto, diciamo, di cornice o di complemento o di ornamento o di rappresentanza rispetto alle altre istituzioni e realtà territoriali. Ma una visione di rete significa intanto trasparenza degli intenti, degli obiettivi, trasparenza al nostro interno, all'interno della comunità scientifica, perché di una comunità, di un gruppo di lavoro, con persone che danno il loro apporto a vari titoli, a seconda della propria funzione, ruolo, livello di responsabilità, una comunità di studiosi e una comunità anche di altre persone che attorno a questi studiosi fanno in modo che con le poche, sempre con il venir meno delle risorse erogate, con le difficoltà che in ogni ambito del pubblico si stanno vivendo e che ogni giorno sembrano incrementarsi. E di fronte ad orizzonti che appaiono restringersi sempre di più, queste persone cercano di fare in modo che gli obiettivi ideali o generali trovino una qualche loro realizzazione, pur all'interno delle tante difficoltà. Rapporti con il territorio a Pisa significa parlare di questa città perché non è un'università come tante che sono fiorite o nate in questi ultimi anni in Italia, telematiche o meno, università recentissime, magari anche superfinanziate proprio perché più giovani, per i meccanismi particolari che fanno capo al finanziamento delle università. È un'università antica, tra le più antiche. È un'università dunque che ha colorato il volto di questa città. L'ha colorato non soltanto perché questo è l'anno in cui si festeggia il compleanno dello Stato italiano, l'Unità d'Italia, e Curtatone e Montanara ha avuto un significato, per esempio, per questa università. Basta andare in Sapienza e camminare sotto il portico a piano terra e si trovano le lapidi, i mezzi busti, ai quali ci siamo anche abituati perché è Ormai un non ci luogo. facciamo Sì, non ci caso. facciamo caso, l'abbiamo letta spesso frettolosamente. C'è ancora la bandiera consunta, consumata, qua si vede quasi solo più il verde. Stiamo cercando di restaurarla del battaglione di Curtatone e Montanara. È dentro questa università che allora, 150 anni fa, Mossotti, che era un matematico importante, nell'atrio di questa università disse ai suoi collaboratori, agli studenti, la scienza non vale niente senza la libertà. La scienza deve essere legata alla possibilità di cambiare e trasformare il mondo, deve essere finalizzata a questo, non autoreferenziale fine a se stessa. E credo che quel monito di 150 anni fa sia quanto mai attuale e sono fiera che quel monito sia venuto dalla nostra università, da uno dei luoghi storici della nostra università. Cosa significa fare ricerca? Certamente le persone che fanno ricerca utilizzano un linguaggio specialistico, talvolta poco comprensibile anche ad altre persone di pari livello che però fanno ricerca
in ambiti diversi, anche tra ambiti molto vicini, matematici con matematici, fisici con fisici, si può non capirsi, perché la specializzazione è, talvolta diventa un elemento di, può diventare un elemento di autoreferenzialità o di chiusura, però la domanda per la ricerca viene sempre dall'esterno, viene da altri che si occupano di altro e che quindi pongono il dubbio o dicono o chiedono che i risultati vengano spiegati meglio. Non è solo una questione di divulgazione, ma proprio di tensione dialogica tra punti di vista diversi. E poi c'è la restituzione al mondo. Ecco, questo forse è l'aspetto ideale più significativo di come si può concepire un rapporto tra università e territorio, perché alcune persone hanno avuto, seppure con le difficoltà che si vivono in questo momento, che sono estremamente pesanti e dolorose, ma la possibilità di studiare a spese della comunità, non soltanto perché si tratta di un luogo pubblico e quindi a spese nel senso letterale, ma anche perché c'è un contesto, a partire dalla famiglia di queste singole persone, di noi, che ha permesso ad alcuni di approfondire in termini di studio certi argomenti che riguardano poi tutti quanti, perché riguardano la vita stessa. È giusto che ci sia una restituzione, è eticamente giusto, non è un discorso questo moralistico, ma fonda proprio il senso del nostro lavoro. Io ricerco, come altri ricercano, ognuno nel proprio ambito, anche per cambiare in meglio la qualità della vita delle persone, la nostra e quella di tutti quanti. Quindi restituire significa dare ad altri che hanno avuto meno accesso alla parola quelle parole che per noi sono parole o numeri, a seconda degli ambiti, sono il nostro pane quotidiano e gli strumenti di lavoro. Quindi non solo agli studenti, questo è un primo aspetto, ma a tutti quanti i cittadini. Una città universitaria deve restituire cultura nel senso più nobile del termine, non erudizione, non vuote formule tantomeno, ma proprio la capacità di dare un senso all'esistenza, saper leggere criticamente ciò che accade, dai referendum che ora sono alle porte, a mille altre questioni, alle questioni dei paesi che sono in guerra, di come noi, insomma, questioni che apparentemente sembrano riguardare un ambito politico, se per politica si intende qualcosa di solo istituzionale o distante, ma la politica è la nostra vita, dunque anche lo studio, in questo senso è politico. Senta, in questo quadro, secondo lei la città di Pisa accoglie questo scambio con l'università oppure è ancora indifferente? Per città di Pisa intendo la cittadinanza, certo, i lavoratori, quelli che non hanno a che vedere nella vita di tutti i giorni con l'università, cioè non studenti, oppure addirittura hanno un atteggiamento a volte ostile nei confronti degli studenti? Allora, diciamo che studenti. C'è una difficoltà, una diffidenza reciproca, perché l'università è un mondo estremamente variegato e tra l'altro ci sono molti docenti che concepiscono il proprio lavoro come un lavoro piuttosto autoreferenziale, non dico a Pisa, dico in generale, altri docenti che già singolarmente sono protagonisti di pratiche spesso di volontariato, cioè non hanno una retribuzione, pratiche di restituzione culturale al territorio, e in mille forme. Sono le forme della prevenzione del disagio, sono le forme legate alla ricerca delle proprie radici storiche, dunque al rafforzamento di un'identità storica, sono ricerche legate alla possibilità della trasformazione, dell'ibridazione, dunque l'identità, ma intesa come qualcosa che è tanto più forte quanto più è capace di essere aperta, dunque di accogliere, no? Ci sono stati anche a Pisa recenti avvenimenti di Coltano, Calambrone, ecco, anche su questo l'università avrebbe potuto dare un invece apporto. Invece è mancato l'apporto? È mancato, ma non per volontà di qualcuno, ma perché nell'emergenza, nell'immediatezza, si tende spesso alla risposta immediata di tipo politico e la riflessione magari viene dopo. Questo è uno degli intenti delle finalità che fanno capo a questo prorettorato Università Territorio, cioè riuscire saper cogliere le questioni più urgenti, le questioni nodali, soprattutto di tipo conflittuale, per ragionare insieme, mettere a disposizione le ricerche, per esempio, sulla paura, su quanto gioca la paura, la costruzione della paura nelle persone.
paura che ibridarsi o entrare in contatto con la diversità di altri renda più debole l'identità, mentre invece la rende più forte. Tra l'altro, PISA si caratterizza per essere da sempre, per essere, e lo ricordo anche come ex studentessa, per me fu una piacevole, io sono volterrana di origine, dunque non proprio pisana nel senso della città, ma insomma diciamo che ho giocato in casa. E l'università ha significato per me entrare in contatto con, allora, con moltissime persone che provenivano da alcuni dal nord, perché c'erano e ci sono anche dal nord, e molti dall'altra parte dell'Italia, dal sud dell'Italia. Persone che portavano i loro dialetti, nel senso dell'inflessione sì. dialettale, e portavano un modo forse di concepire gli spazi e i tempi, un po' diverso dal nostro. Noi non siamo proprio nordici qua in Toscana, ma non siamo neanche, non abbiamo la stessa concezione antropologica, diciamo, del tempo e dello spazio che può avere una persona che è nata in una terra come la Sicilia, o come la Puglia, o come la Calabria, o la Campania. Portavano sapori diversi, per cui si scopriva dalla bottarga che portavano al pomodoro essiccato. Era bella questa cosa, per me fu una scoperta bella che mi arricchiva e mi faceva sentire ancora più ospitata io stessa, che pure sono toscana e anzi come provincia pisana, di quanto non mi fossi mai sentita prima. Avevo il senso proprio della città accogliente. E secondo lei questa situazione si è un pochino cambiata, nel senso che è a rischio. Questa commissione di culture, diciamo, all'interno della stessa Italia, ancora oggi è vista dalla città di Pisa come un ostacolo, come oppure diciamo come un valore, è ambivalente, un merito, ci sono, oppure... diciamo che ci sarebbe bisogno di sottolineare questo aspetto, che forse in altri momenti meno difficili di questo, dove c'erano anche più risorse, dove lo Stato sociale funzionava, quindi i cittadini si sentivano rassicurati rispetto a cadere in situazioni di fragilità, questa situazione ora può a volte fare paura. Gli studenti a volte, dico a volte perché sarebbe sbagliato generalizzare, possono essere vissuti come, non come portatori di colori, suoni, sapori, odori anche diversi, qualcosa che rende giovane una città. Faccio un esempio, io ho il mio luogo nel quale, al di là del Prorettorato, ma il luogo nel quale insegno, che è Piazza Dante, vicino a Piazza Dante, perché è il Dipartimento di Filosofia e la Facoltà di Lettere. E verso la primavera, lì Piazza Dante, dove ora non c'è traffico, insomma è chiusa al traffico, ci sono sempre, è una piazza abbastanza vissuta, ci sono alcuni anziani, ci sono alcune mamme con le carrozzine, alcuni cani, alcuni piccioni, e poi ci sono i giovani, gli studenti, le nostre che sono per lo più studentesse o quelle di lingue che è vicina, gli studenti maschi che vengono un po' più da altre facoltà, e ci sono i corteggiamenti, ci sono il formarsi di coppie di giovani, magari stanno lì, si abbracciano, si scambiano qualche bacio. E io quando vado a lavorare e passo a primavera, perché quando è freddo stanno da altre parti, e vedo questi colori dei giovani che si innamorano, siccome succede a primavera, come succede soprattutto quando si è giovani studenti universitari, quindi ci si conosce anche in questo senso, mi si allarga il cuore, ecco, è una cosa che mi fa andare al lavoro volentieri, sorrido, li guardo e dico guarda, ora speriamo che studino anche perché magari ci sono gli esami, ma lo dico con tenerezza, è una cosa che mi fa piacere. Spesso mi capita invece di sentire il passante che dice guardala invece di studiare e aggiunge magari altro. Ecco, questo è qualcosa che invece non sento lontana, e bisognerebbe forse a molti cittadini pisani, a molti o ad alcuni, far capire che è una ricchezza, anche se avere gli studenti non toglie valore a un appartamento, a un condominio. Ci può essere una festa che disturba, si suona, si dice, magari abbassano il volume. Invece sento un pochino il pericolo dell'acuirsi di un atteggiamento più negativo, che da una parte sfrutta la situazione, perché è il fatto che ci siano studenti fuori sede, per esempio, o studenti pendolari, e rende
diciamo, fa circolare soldi o per gli affitti. Appunto, o al di là dell'aspetto folcloristico, diciamo che oltre al colore, e dall'altra gli studenti portano ricchezza economica. Portano ricchezza economica. E come si concilia la diffidenza da un lato perché gli studenti sporcano, disturbano, e poi invece d'altro canto il fatto che portano ricchezza, cioè il luogo comune è che la città di Pisa senza gli studenti sarebbe una città vuota e povera. Sarebbe una città vuota, povera ed estremamente noiosa, perché anche le scritte possono essere qualcosa che certe volte scritte incomprensibili, allora fatevi capire se scrivete qualcosa che deturpano un muro o una casa, altre volte a seconda delle circostanze, delle situazioni e dei muri sono qualcosa che appunto colora. E poi c'è un'altra situazione, noi stiamo lavorando in questo momento con una apposita commissione legata agli spazi per gli studenti. È molto difficile perché bisogna fare i conti col venir meno delle risorse anche in termini di personale, di esseri umani che lavorano, quindi per esempio tenere aperta una biblioteca con la dovuta sorveglianza e assistenza nelle ore serali, dopo cena, nei giorni festivi non è una cosa semplice, perché non lo si può fare a discapito ovviamente dei diritti sindacali dei lavoratori, quindi conciliare queste varie esigenze tutte giuste non è semplice. Però stiamo lavorando, da studentessa, è un problema serio, serio. Cioè, un problema molto sentito, quello della mancanza di un'aula studio la domenica. Magari infatti, non è subito capibile, cioè perché la domenica stai a casa, no. Invece no, è un problema serio che poi porta con sé una serie di conseguenze. Non solo, ma ecco, la riflessione di questa commissione, spazi in generale, insomma, è che stanno aumentando probabilmente una tipologia di studenti che non sono né i pisani né i fuorisede, ma sono i pendolari, forse per il venir meno diciamo del potere d'acquisto delle famiglie. Molti studenti fanno i pendolari per venire a studiare a Pisa, e questi studenti che arrivano la mattina magari presto e tornano la sera hanno bisogno non solo di aule studio, ma anche di aule, luoghi, non le voglio chiamare aule, spazi di socializzazione. In un momento in cui abbiamo difficoltà anche per le aule nelle quali fare lezione, è diciamo un obiettivo ambizioso questo, però ci vogliamo provare. Stiamo facendo una ricognizione del patrimonio edilizio, non è semplice fare questa ricognizione, valutando le possibilità per ottimizzare gli spazi e cercare di ricavare non solo spazi legati allo studio, perché essere studente universitario non vuol dire solo che studio e do gli esami in cui l'università, ma appunto che sono parte attiva, un soggetto all'interno di una comunità, un soggetto che determina anche esso il colore di quella comunità stessa. Quindi questa è una scommessa, non so dire se ci riusciremo, però stiamo cercando di... È per questo che è importante rendere fruibili gli spazi dell'università anche nelle ore extra scolastiche, chiamiamole, la sera o il fine settimana. Certo. Senta, siamo quasi in chiusura. Qual è quindi, secondo lei, l'intervento più urgente ma pratico che l'università in sinergia con la città possono compiere per migliorare la condizione sia degli studenti che dei cittadini d'altro lato? Allora, intanto in sinergia con la città, per usare questa espressione, c'è un tavolo di lavoro che si sta riunendo, che si riunisce, perché poi c'è tutto un altro aspetto del quale ormai non abbiamo parlato, ma lo nomino soltanto, che è l'aspetto culturale, nel senso di ciò che può offrire come luoghi da visitare, da comprendere l'università. E magari parlo di poi realtà, ne parleremo. Infatti, non ne parlo, lo preannuncio no, perché soltanto, anzi è perché importante, diciamo. Questo diciamo, luogo che si chiama CUT, l'acronimo è questo, cioè il Comitato Università Territorio, dovrebbe lavorare su tutti questi aspetti, anche sugli aspetti culturali, sui tantissimi reperti, talvolta tesori, che l'università possiede e non può mostrare, perché non ci sono gli spazi o non sono stati catalogati, non ci sono i soldi per pagare qualcuno, giovane o meno giovane, che svolga questo lavoro, che è un lavoro scientifico, quindi reperti archeologici, reperti di tipo scientifico, naturalistico. Alcune cose sono già state fatte, ma è un percorso che è solo all'inizio e che, ripeto, è senza
risorse è molto difficile da intraprendere, però quello che si può fare con le risorse che abbiamo, mettendoci anche la capacità di credere in qualcosa di ideale, nei sogni, perché no? Questo è anche qualcosa di importante. Soluzioni pratiche sì, ma si parte da ideali condivisi, da una visione della città e della vita più in generale. La città che vorremmo, la città universitaria che vorremmo, come la intendiamo? La intendiamo come una città nella quale si esercita il pensiero critico ovunque, nella quale passeggiando, guardando le vetrine, persino il commercio, tutto dovrebbe essere improntato alla capacità di pensare criticamente, di non essere dei passivi consumatori. Ecco. Appunto per questo, così chiudo, però sì, mi ha dato lo spunto, ci sono state proprio in questi giorni le elezioni studentesche. E lei che è professoressa prima di tutto, quindi come ha detto prima ha avuto modo di conoscere e seguire gli studenti, i ragazzi. Qual è secondo lei il diritto anche concreto a cui nessuno studente deve rinunciare e deve lottare per averlo? Cioè cos'è che oggi, a cosa bisogna restare aggrappati? Bisogna restare aggrappati intanto al diritto allo studio, che non è, è inteso come possibilità di accesso per tutti all'università. Questo è fortemente a rischio, non solo a Pisa, in generale. Quindi questo è l'aspetto fondamentale, il diritto a studiare. E questo non solo per i giovani, ma anche per le altre persone. Ci sono, fra l'altro, c'è anche il fenomeno dell'iscrizione ora, di persone che in pensione possono avere già una laurea o non averla mai presa e che sentono questo bisogno di accedere ai luoghi considerati troppo spesso sacrali, distanti, nei quali si costruisce cultura, perché la cultura si costruisce a partire dalle domande che vengono dal mondo e, come dicevo all'inizio, per cambiare il mondo, se no è una cultura polverosa e priva di senso, almeno. Almeno dobbiamo sperare di poter cambiare il mondo. Va bene, quindi noi siamo arrivati in conclusione, magari ci saranno altre occasioni, perché come ho detto questo è il primo di un ciclo di incontri dedicati al rapporto tra università e città, al mondo dell'università. Ringraziamo la professoressa Galanti per essere stata qui con noi questa mattina e io rinnovo l'appuntamento tra 15 giorni con il consueto spazio attualità di Fare Spazio in TV.